buonasera, buonasera, buonasera. Battiamo il pacco finché è caldo. Viva Fanituol! Buona cena, eh? Anche un po' prima di cena, buon ritorno a casa. No, se state tornando a casa, ci state a vedere. Sbrigatevi a tornare. Stiamo a fare i tuoi, già siamo in onda. Allora, dalla magnetica Finlandia arriva questo meraviglioso magnete da tutto il mondo. Non vi ringrazieremo mai abbastanza. Ti mandiamo tanti saluti. Ci scrivono, caro maestro Nigro, Sirka con due K e Timo, sono moglie e marito. Ti mandiamo tanti saluti, auguri a un magnete dalla Finlandia da attaccare alla vostra magnetica Italia. Cosa sta suonando? Cos'è che fa andare? La Finlandia. Quella era la Finlandia, vergogna. Ah. Scusateci, amici della Finlandia. Arigato. Attacco la Finlandia più in alto che si può. Saluti dal mondo, la nostra pagina Facebook è inondata dal vostro affetto che arriva da tutto il mondo e ci vedete da tutto il mondo e vado a salutare. Ciao, sono Mario, vivo in Thailandia, complimenti per la trasmissione, vi guardo tutti i giorni, mi fa piacere vedervi perché così mi sembra di stare in Italia. Grazie, grazie a te Mario Toma. Poi, ciao Flavio, sono Antonietta, sono italiana ma abito a Winnipeg, Canada, tutte le sere ti guardo, mi diverto molto e per quei pochi minuti non sento la nostalgia della mia terra. Affarito riesce a fare questo miracolo, a tenerci tutti uniti anche se stiamo lontanissimi. Per favore, continua a fare affari tuoi finché non mi cacciano. Poi, ciao a tutti dalla Rai e un saluto speciale a te. E saluto pure a te, ma aspetta, applauso cumulativo per tutti gli stranieri in questo messaggio. Ciao Flavio, mi chiamo Rosa di Lernia. Non Leone di Lernia, Rosa di Lernia. Vengo da Ceprano, provincia di Frosinone, ma adesso abito a Southington, Stati Uniti. Ti guardiamo tutte le sere. Ciao Flavio, un abbraccio da Colonia, Germania. Un saluto al maestro Nigro, compaesano di Ginosa, Puglia, il signor Luigi. Noi vi salutiamo da qua, da Roma, e arriviamo in tutto il mondo. Grazie, grazie. Dopo la pubblicità vi dico chi giocherà. Ciao, buonasera. Gioca la Ligonia. Cotta e mangiata. Stefania, Butera. Butera. Bel pacco si spera. Dalla Liguria, da Genova. Salutiamo sempre i nostri amici di Genova. E raccomando, non parlate. Pochissimi anni, una trentina e spicci. Parrucchiera? Parrucchiera. L'avevamo soprannominata Mani di Forbice, ma non ci sarà tempo di goderne della bellezza, della simpatia. Il suo sorriso se ne tornerà a Genova, la sorte. Il notaio Pagaterra ce l'ha portata. Buonasera, ben ritrovato Flavio. Buonasera a tutti. L'avvocato Francesco Longo, il maestro Nigro, il professore, voi, la X, scegliamo la X, hai capito, si è fermato il macchinario, ha fatto tutto Stefi da sola, e allora, sei pronta? Com'è l'emozione? Lo so, sei arrivata, boom, cioè, è arrivata così, la cadutata messa qui a rocchettino a giocare, ci proviamo a iniziare? Dai, cominciamo. Se ti va? Certo. Partiamo con una botta, concerto, live, dal vivo, forza, andiamo! Vasco! Buonasera. Buonasera.
d'Agosto. Buonasera Jessica, sei per mio bella. La Valle d'Agosto. Che eleganza la mente, da Olmedo. Mi stanno mettendo l'interfono e viva voce, ancora non siamo a tre. Dica che la sento. Allora, ci siamo fatti un po' prendere. Sì. Rimaniamo in tema Vasco Rossi, ha ragione, standing ovation, c'ha ragione. Sì. Sì. No, che mi hanno dato una giacca di Mimmo e allora ho rubato una giacca di Mimmo. Mimmo poi te la ridò. Vasco si chiama Rossi di cognome, ma noi abbiamo chiamato solo i blu. Bella riflessione, dottoressa, degna del miglior Matiacic. Rullo di tamburi, maestro, anche se c'è il pianoforte. Perfetto, uguale. La dottoressa dopo sei pacchi non è mai partita così forte. O tre tiri, tesoro mio, arrivi da Genova, o la sconosciuta, come semola nella spada e una roccia. Cioè, magari dice, Sariana, se non c'è manco capito niente regolamento, hai fatto il record relativamente ai primi sei tiri, la dottoressa
ti offri 43.000 euro. Au. Ne sto con Alberti Garzoni. Non sono più abituato ad andare ai concerti. Ormai è un mondo che non ti appartiene più. Per te è una cosa tipo Super Quark. Ormai ne puoi sentir parlare, così. Vai tranquilla, Stefi. Salvatore. Ci penso un secondo. Ma pensaci con calma. Sarebbe bellissimo, guarda. Pensa, arrivi. Idealmente, neanche Domenico da Marcianise, il paracadutista, lo so si preciso paracadutista, arrivi, paracadutata dalla sorte affari tuoi. La sorte fa un doppio salto mortale, insieme naturalmente alle mani, come dire, inconsapevoli del notaio, che infila nelle buste, abbina, associa, estrae, mi arrivi, mi atterri a Roma. Sei pacchi, concerto, Vasco Rossi, 43.000 euro, cifra record, una prima offerta, ciao. Voglio andare avanti, quindi ringrazio la dottoressa, rifiuto e vado avanti. Rimane con noi la nostra bella Stefania e il suo meraviglioso sorriso. Allora, prima insomma siamo partiti da concerto, adesso un po' che a casa mentre mangiate, sparecchiate, apparecchiate, ripartiamo con un'atmosfera più morbida, se vuoi. Oh, più soft, brano di tendenza. Oh. 16 campagna. La campagna. Buonasera. Il paracadutista, quello vero, Domenico da Marcianise. Ciao bello. 50.000 euro, lo so. Prima o poi doveva succedere. Torniamo nel blu, come dici tu. 15 Friuli Venezia Giulia. Ciro, il nostro meraviglioso. Buonasera. Ciro, ma in realtà è un uomo simpaticissimo, non rompe mai le scatole a nessuno. 5.000 euro, lo vedi? Posto dell'elettricista, 5.000 euro. Cioè fa le tracce, le richiude e se ne va. Lo troviamo in blu. Stefi, miriamo bene bene. Miriamo. Guarda, c'ho Mimmo versione scout e Mimmo versione porta fortuna coi ferri di cavallo. Vediamo se funziona. Proviamo il brevetto stasera. Tutte e due. Sì, tutte e due. Doppio Mimmo, Mimmo al quadrato, Mimmo per 3,14. 1 Piemonte. Buonasera a tutti. Buonasera Antonio. 20.000, vabbè, 20.000, dai, tre chiamate. Se può fare, se può fare. Dottoressa, cosa vuole sapere della nostra meravigliosa sconosciuta dal sorriso amaliante? La dottoressa quando vede le belle ragazze al rocchettone si impiccia più della media. Ha detto se vince che si compra di bello, che compra, che ci fa quei soldi? Senza ombra di dubbio, intanto un aiuto alla ricerca contro il cancro. È doveroso da parte mia. Doveroso perché appunto sto passando un periodo, sto facendo chemioterapia, mi mancano pochi mesi ed è stato un percorso particolare. Se sono qua a raccontarlo è grazie alla ricerca che è stata fatta precedentemente e quindi è doveroso da parte mia contribuire. Colgo l'occasione, o se preferisci mi dai la possibilità di dire una cosa che riguarda affari tuoi, ma soprattutto riguarda voi che con grandissimo affetto ci seguite. Stefania ha toccato un argomento importantissimo, ha parlato non solo di se stessa ma della ricerca. Ancora una volta voglio dirvi che le campagne di solidarietà, nello specifico anche quella dell'AIRC, è arrivata qualche giorno fa una lunghissima mail mandata a noi, ma in realtà noi la giriamo a voi, dove siamo sempre, siete stati sempre straordinari. Questa volta non è che vi siete superati, avete ricoperto l'AIRC di soldi. Grazie. Perché poi la vostra,
generosità diventa ricerca, cura, progresso, e Stefania viene qua e può giocare. E perdonateci se abbiamo iniziato magari, diremmo a Roma, in maniera un po' caciarona col concerto Vasco, ma era anche per fare un piccolissimo regalo, sorpresa a Stefania e regalarle, come dire, un momento veramente spensierato, lontano da qualunque pensiero. Quindi se magari a casa hai detto che ci hanno questi stasera, sono tarantolati, no, stavamo festeggiando Stefania tutti insieme. Abbiamo iniziato con una botta di vita per una donna ingorda di vita, ingorda come anche Vasco, che grazie al cielo continua a 60 anni e continua a cantare, a regalarci tutta la sua vitalità. Cambio offerta, dice la dottoressa, un bivio. Cambio offerta, quale Mimmo scegli? Offerta. Ecco, offerta. Vabbè, scende però, voglio dire, tre pacchi oppure scende. Vabbè, 43.000 euro, certo, avevamo fatto sei chiamate perfette, avevi fatto sei chiamate meravigliose, ma comunque ci siamo difesi e la dottoressa comunque è costretta a offrirti 38.000 euro. Che la ringrazio e vado avanti. E calla, quindi rifiutiamo. Rifiutiamo. Allora, dobbiamo ripartire. Amici da una vita, dove miriamo? Miriamo in Calabria numero 7. Buonasera, buonasera Melina, un'altra sognatrice come te, Stefi. Sogna anche Melina, ci fa sognare oppure no? Brava Melina! Brava Stefi! C'è lo skateboard, c'è la cima, 50 centesimi, c'è la manna, volendo possiamo sacrificare 10.000 euro, miriamo bene, al massimo ti consento di mirare nel rosa, non di più. 9 Umbria. Buonasera. Buonasera. L'ingegnere tra le onde, Anan, Anan, buonasera. La cima! Torniamo a mirare allo skateboard, a 50 centesimi la matta, i 10.000 o i 30.000, ti prego, blu o rosa o la matta, niente rosso. 11 Molise, buonasera. Buonasera Giuseppina, la regina dei fornelli. Lo skateboard! Sullo skateboard e la sorella che lo rincorre col monopattino. Sì, cavolo, lo so, è che lì la dottoressa vorrebbe fare la voce seria di quella, sta ridendo come una matta, lo so, cavolo, è tenace, beve, si sta strangugliando, lo so che la sta mettendo
mette in difficoltà. È proprio la serata dei principianti. Ha mai giocato a poker con principianti? Gli porta, non ci giochi mai perché se portano via tutto. Cosa vuole fare? Ma con me? Ah, pensavo che fosse una proposta. Ah, sì, però no, perché mi ero illuso, la dottoressa ha detto come va l'amore? Pensavo volesse sapere da me, invece lo vuole sapere da te. Un'altra domanda? Un'altra domanda. L'amore mi ha lasciata. Mi ha lasciata. Hai sentito se me l'ho detto, voglio aver nome e cognome. Da Roma partirà una spedizione per Genova. Mi ha lasciata durante questo, prima di questo percorso. Mai più visto. Come? Mai più visto. Mia nonna diceva chi non accetta non merita. Anche da parte della dottoressa che c'ha l'età di mia nonna, bravo, lo dico, diciamolo, dottoressa, qui da sotto fioccano battute, dall'angolo hanno detto vado a Genova e lo pesto. L'amore! Che botta di vita questa serata! A Stefà, torna più spesso! Riscriviti, fatti cresci i baffi, una cosa, viene una barba, una cosa, e dici guarda, sono un maschio, qui sono Stefanio. La terapia ricrescerà tutto. E noi ti aspettiamo, noi ti aspettiamo. E noi ti aspettiamo. E noi ti aspettiamo qua. Sì. Allora, saranno tre tiri se vorrai continuare a giocare a regalarci la tua straordinaria potenza vitale, oppure ci saluteremo comunque con grandissima gioia se appena atterrata ti metti in tasca 48.000 euro e voli via a Genova e noi idealmente voliamo via con te e il nostro sorriso viene via con te. Andremo a vedere la nostra pagina Facebook e Twitter, saremo inondati di maschi italiani e stranieri che diranno ma non si può parlare con Stefania. Ringrazio, rifiuto e vado avanti. E allora? Sei, 17, 20, 13, 19 della bellissima Fiammiferino, il gigante buono Alfio, il nuovo arrivato che intanto salutiamo, Agostino da Potenza. Buonasera a tutti, sono Agostino, vengo da Potenza, Basilicata. Basilicata, Potenza. Per te Stefania, che sei una potenza, è arrivato anche l'uomo di Potenza, con tutto ciò che ne consegue, c'hai soldi, non c'hai soldi, anche se magari sei novizia di affari tuoi qualcosa la sai. 19 le Marche. Le Marche, Sara Fiammiferino. Buonasera a tutti. Buonasera Sara. Raddrizziamo subito l'arco, la freccia, sentiamo il vento, sai col dito così, cioè, che vento fa, da che parte di? Sei il Veneto? Buonasera. Buonasera, Cristian, da Castelfranco Veneto. Questo terzo tiro ci dobbiamo inventare qualcosa, perché questa è una tripletta che si è chiuduta. Anzitutto rimando Mimmo giù a dormire, i bambini vanno a dormire dopo le 9. Grazie. Fermati, leggo due pensierini, spezziamo come nel basket, si chiama il time out quando la partita va male. Maestro, ciao Flavio, sono Giorgio Ghiri. Ciao Giorgio da Isernia, ci sono alcune cose da mangiare che mi piacciono molto, la pasta con ragù, la ciambella con la crema, non sulla pasta con ragù, cioè separata, e poi me la mangio sempre la ciambella, ci sono alcune cose che invece non mi piacciono, la pasta con la panna e i piselli, come no? Maestro Nigro, sto bambino va seguito, forse non ti piace perché con la panna e i piselli ci hanno dei pezzettini anche di salsiccia, è quello forse, pancetta. Poi dici a mamma, pancetta, vero? I funchi trifolati. Poi però mia madre mi dice che ci sono, e qui
L'abbiamo scelto perché Giorgio scrive una cosa molto bella. Cioè, mia madre mi dice che ci sono tanti bambini che non hanno niente da mangiare. Allora io faccio il bravo e mi mangio tutto. C'è poi però una coda comica nel messaggio molto civile e sociale di Giorgio. Dice, io come dice mamma mi mangio tutto. Dice, Flavio, mia mamma me frega sempre. Vabbè mamma, c'ha ragione, non ti frega, le mamme non fregano. Ti consiglia bene. Speriamo anche voi di vivere finalmente un giorno dove tutti i bambini ci avranno panna, piselli, funghi, prosciutto e potranno scegliere cosa mangiare. Anche questo stasera è bellissimo, e sono tutti belli i messaggi, i pensieri che ci mandate, bambini, alcuni ci fanno anche riflettere di più oltre che sorridere. Fabiana dice 8 anni e lo sai Flavio che la mia classe è bellissima, sono felice per te. Vuoi sapere perché? Certo, perché siamo di tanti colori diversi e la mia maestra dice che siamo come noi, guarda, manca a farla apposta, me l'ho fermato qua. Guarda, pure noi siamo una classe con tanti colori diversi. Scusa, non me ne raccordo. Scusa. Allora, dice, siamo fortunati perché possiamo imparare tante cose gli uni dagli altri. Per esempio, la mia compagna Josephine, che è del Congo, mi ha fatto una bella treccia. Ragazzi. Salutaci Josephine, saluta gli altri compagni di classe. Gemelliamoci di tutti i colori, di tutti i colori. Grazie bambini, continuate a regalarci la vostra poesia nei vostri pensierini. Tesoro, 50 centesimi, la matta, 10.000 euro, 30.000, 75.000, l'ultimo non lo dico, lo guarderanno da casa sullo schermo, non lo dico per scaramanzia, a Beautiful Day, è stata una bellissima serata, giornata insieme a te, grazie a te, ti prego. 5, 14, il 13 di nonno Giorgio meraviglioso, il Larger col 20 e la bella Carolina l'architetto col 17. 20, 39 Adige. Buonasera. Sì, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Oh, ci sta anche la tripletta dove uno si difende. E intanto costringiamo la dottoressa ancora a guardare sul tabellone i 500.000 euro. Dica. Allora, due tiri oppure 52.000 euro per salutarci qui dopo una straordinaria giornata dalla mattina, noi che ti abbiamo conosciuto fino a stasera, che abbiamo giocato insieme e ci hai regalato veramente non tutto ma sicuramente una parte del tuo meraviglioso mondo. Meno male, lo spero. No, è così, giuro che è stato così per tutti noi. Bisogna sempre essere sorridenti, godere delle cose belle, perché fanno presto a scapparci di mano, fanno prestissimo. Non bisogna vivere nel panico, nel terrore, perché purtroppo è la vita, le cose succedono. Però si superano anche, ecco. Bisogna che la forza viene, farsela venire da dentro. Ognuno di noi poi sa come fare, ecco. E bisogna anche avere rispetto per chi è meno fortunato, veramente. Perché c'è chi purtroppo non ce la fa. Ribadisco questo. Questa è anche un'occasione che... Anche questa è una botta di fortuna, caspita. Arrivare qui, conoscervi, e cercare anche di portare un messaggio, perché magari a volte quando si parla di, insisto su questa cosa, si parla di tumori, di chemioterapia, uno cerca di non pensarci per tenere distante il problema, ma purtroppo queste cose capitano. Però bisogna avere il coraggio, la forza di non mollare mai niente, perché la vita continuare a fare le stesse cose, e anche se si sta un po' male non importa, passa, una volta di meno. €52.000 uno sull'altro, la degnissima offerta della dottoressa. Sai cos'è?
Flavio, io non ho un numero fortunato, io sono molto così a quello che capita. Non ha... cioè, sei arrivata sempre che sei qui da 100 serate, non ho capito che sei una che arriva a quello che capita. Vabbè, sai, il mio lavoro, io faccio la parrucchiera, io ho a che fare col pubblico, con le persone, sempre, quindi... mi è normale, ecco, mi sembra normale, ma allo stesso tempo una cosa formidabile essere qui con voi, semplice. Guarda, ti sei perso un momento veramente poetico, romantico, malinconico della nostra serata, perché hai detto faccio la parrucchiera, la macchina da presa impietosa è andata sul notaio Pocaterra che ha guardato per terra ripensando a quando si andava la parrucchiera. Per terra come se fossero ancora là. Flavio, mi è sembrato di vedere momento, delle ciocche così. In questo momento io e lui siamo praticamente qua. Ai baffi, ti stanno per crescere. Vabbè, quindi insomma io ci rido sempre su sta cosa, anche perché ho pianto mai tanto per sti benedetti capelli. E vabbè, ricrescono, dai, l'importante è essere vivi e raccontarli. Insomma, noterai che, voglio dire, il maestro Nigro non è propriamente il cantante di Van Halen, cioè ti sei accorta che non è John Bon Jovi nemmeno, anche insomma tra operatori, autori, io ti farei scendere tutti una passera, tutti insieme, non fanno tre ciocche, insomma, io sono l'ultimo dei Moicani, cioè resisto io per tutti, ma siamo là, quindi veramente sei nel posto giusto. Giusto. Ci sono i 500.000, 75.000, 30.000, 50 centesimi la matta e poi però la concretissima, meravigliosa offerta della dottoressa. Però bisogna anche essere realisti. E io dico sempre il poco che non è poco si conta. Rischiare di andare via con niente... Ringrazio la dottoressa, accetto l'offerta. Al verbo mirare, mi è piaciuto tutta la sera accompagnarti, provare ad aiutarti nel mirare. Mi piace moltissimo che tu abbia adesso detto non me la sono sentita di andare avanti. Questo è un posto dove è chiaro, le scatole non sono trasparenti. A un certo momento conta cosa sentiamo a pelle, nel cuore, nella testa. Non è una gara, non è chi si butta dal piano più alto a chi si lancia nel fuoco. Appunto dice non me la sono sentita, ok. Poi va bene lo stesso, perché comunque, te l'ho detto, è già un traguardo essere qua, a prescindere, perché si deve venire qua sapendo che è un gioco, è un divertimento, e io sono contentissima così. Senti. Perché in albergo c'è mamma, e quando poi mi vede arrivare col sorriso avrà capito che, insomma... Dove sta mamma? Come? Mamma. È in albergo. Il maestro Nigro sarà lì che si gira i pollici. Il maestro Nigro intanto ti sta disegnando al pianoforte La ricerca della felicità, il tema del film meraviglioso di Gabriele Muccino. Grazie mio fantastico nipote. Non è che sono stanco io e mi siedo, è che mamma non sta in albergo. Vieni. Mamma si chiama? Mamma? Franca. Franca. Non le chiederemo di dire altro perché è terrorizzata. Guarda, ho preso solo il microfono per non farmi sgridare dalla regia. Brava, Franca l'ha già buttato.
Allora, comunque vada, facciamo festa. C'è mamma, certo, che nel albergo è per te. Tu ci hai regalato, tu ci hai fatto fare festa a noi, Stefania. Comunque vada, facciamo festa. Cominciamo a cercare in grande serenità. Continuiamo a mirare. 5, 14, 13 e il 17 di Carolina. Dove andiamo a cercare a mirare i soldi? 17 Carolina, signora delle lampadine. Vediamo, là che c'è, del 17. 500. Troviamo pure 75.000 euro. La new entry, Agostino. Agostino. Buonasera di nuovo. Agostino. Agostino, Agostino. Seconda parte dello sceneggiato Qualunque cosa succeda, Giorgio Ambrosoli, la storia di un uomo, appunto Giorgio Ambrosoli, un uomo speciale, un esempio per tutti noi. Protagonista della fiction è Pier Francesco Favino e poi Anita Caprioli, Marco Boccardo, Massimo Popolizio, regia di Alberto Negrin. Buona visione.